Via Voce è partner del nostro centro di neurolinguistica e psicolinguistica dell'Università Vita Salute San Raffaele. Noi nel nostro centro di neurolinguistica studiamo sia il linguaggio dal punto di vista, diciamo, di ricerca di base su soggetti normali, sani, ma anche su pazienti oppure persone che sono affette da disturbi di linguaggio usando soprattutto la tecnica di neuroimaging funzionale, che è una metodica usando la risonanza magnetica. Metodica non invasiva che ci permette di visualizzare cosa si attiva nel cervello dal vivo, essenzialmente. Con questo metodo possiamo essenzialmente vedere l'organizzazione delle aree del linguaggio, le connessioni con altre aree che sono importanti perché il linguaggio non è una funzione cognitiva che è stata solo, ma ha bisogno anche di altre funzioni cognitive, cosiddette ausiliarie, memoria, attenzione e così via. Però l'altra chicca di questa metodica è che possiamo monitorare il recupero funzionale di un paziente. Se noi facciamo un'immagine del cervello e vediamo l'attivazione prima di un certo trattamento e poi il nostro soggetto fa un mese, 2 mesi, magari una terapia specifica, la logopedia per un disturbo del linguaggio, e noi alla fine del trattamento ripetiamo l'esame con la risonanza funzionale, possiamo monitorare il miglioramento. La ricerca nell'ambito del linguaggio è fondamentale essenzialmente per 2 aspetti. Uno, diciamo, più un fenomeno, diciamo, conoscitivo nostro per sapere come è organizzato il linguaggio, sia a livello, diciamo, cerebrale, quindi più cognitivo, ma anche, diciamo, che apparati e organi periferici usa per, diciamo, arrivare alla produzione del linguaggio. Diciamo, questo che sono aspetti più fisiologici ci servono soprattutto per comprendere come è organizzato e queste conoscenze ovviamente dobbiamo poi interpretare nella cura delle patologie del linguaggio. Quindi l'altro aspetto fondamentale della ricerca è su, più che altro su, diciamo, convalidare le terapie che noi usiamo per trattare le patologie del linguaggio. Ora, le patologie del linguaggio vanno dall'afasia, ovvero un aspetto più cognitivo, fino diciamo, agli aspetti più periferici, oppure le disfonie, e in mezzo a tutto ci stanno anche le balbuzie.